Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Grandi ritorni al cinema, L'Uomo Invisibile nel 2020, John Wick nel 2021 e forse anche John Constantine. Nel frattempo la Sony fonda la sua casa di produzione cinematografica, PlayStation Productions. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione. L'uomo invisibile al cinema nel 2020. La nuova trasposizione del famoso mostro della Universal sarà diretta da Lee Whannell, storico collaboratore di James Wan, e prodotta dalla Blumhouse. L'uscita in sala è prevista per il 13 marzo 2020 e per ora non ci è dato sapere se questa pellicola cercherà di rilanciare il Dark Universe oppure se si tratterà di un film completamente slegato dalla mummia con Tom Cruise. Di sicuro la produzione Blumhouse fa pensare a un budget abbastanza contenuto, il che dovrebbe consentire di puntare più sulla sostanza che sull'apparenza. Keanu Reeves è pronto per un sequel di Constantine. Forte del successo di John Wick 3, Keanu Reeves sembra intenzionato a rivestire i panni di un personaggio del suo passato. Niente Neo di Matrix, bensì John Constantine. Di Constantine. La pellicola del 2005, trasposizione del fumetto Hellblazer, fu un discreto flop ai botteghini. Anche la serie televisiva, tratta dallo stesso materiale, non ha avuto molta fortuna. Improbabile quindi la realizzazione di Constantine 2, anche se la ritrovata fama di Keanu Reeves potrebbe fornire nuova linfa vitale al progetto. Il quarto capitolo di John Wick è ufficiale. Dopo le dichiarazioni del regista Chad Stahelski arriva anche la conferma ufficiale da parte della Lionsgate. John Wick 4 arriverà nelle sale cinematografiche esattamente tra 2 anni, il 21 maggio 2021. Il successo inaspettato di John Wick 3 Parabellum ha spinto la major a proseguire il franchise, che dovrebbe presto trovare persino una diramazione televisiva con la serie The Continental, un risultato che rilancia le quotazioni della Lionsgate appannate dopo i fasti della saga di Hunger Games. Sony lancia PlayStation Productions, casa di produzione cinematografica e televisiva. Nonostante lo scarso successo delle trasposizioni videoludiche al cinema, la Sony è intenzionata a puntare sul futuro cinematografico e televisivo dei propri brand. Per farlo, nessuno studio di terze parti, bensì una casa di produzione e distribuzione propria, la PlayStation Productions. Già in cantiere gli adattamenti di Metal Gear Solid, Uncharted, God of War e The Last of Us, un grande azzardo da parte di Sony che apre scenari interessanti per il futuro dell'industria. Ma il videogioco varrà davvero la candela? Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere, farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!